non è solo una cosa formale, ma veramente la sento, devo dirlo, a voi tutti, il piacere di avvenire in questa città, che per il nostro movimento ha significato molto. Noi abbiamo tenuto il terzo congresso mondiale di Slow Food, che poi è stato il congresso che ha sancito fino in fondo la nostra vocazione internazionale. A Napoli, quando realizzavo quel congresso, eravamo presenti in una trentina di paesi, invece il nostro movimento è presente in 173 paesi del mondo, e quindi capite che tornare qui per me è sempre un motivo di affetto. Con un'amministrazione nuova che a cui tutta l'Italia guarda con speranza. E anche sentire le parole del sindaco così determinate penso che sia di buon auspicio. Allora, vediamo, io sento una esigenza preliminare prima di entrare nella sollecitazione che ho ricevuto da Montesano. Chiarire in maniera precisa cosa noi intendiamo per gastronomia. Perché questo aspetto è uno degli aspetti che per noi, nella nostra storia, è stata croce delizia buona. La croce perché ci mettono in questo pollaio, così come è presa oggi la gastronomia, e quindi tutte le volte devi spiegare storia, memoria, eccetera. La delizia perché ci hanno lasciato in pace. Abbiamo potuto svilupparci senza grandi problemi. È opportuno sottolineare questo perché ahimè la questione gastronomica è diventata e diventa sempre più complice di un concetto che è totalmente contrario alla nostra visione della cultura del cibo, della cultura alimentare, proprio perché sta diventando una sorta di autoreferenzialità. Cioè, sono citati i chef creativi che guardate, in qualsiasi parte del mondo, anche del sud del mondo, anche in Africa, ci sono problemi alimentari tremendi, apre la televisione e c'è qualcuno con una padella che fa mezzanotte, le due del pomeriggio. È una cosa incredibile. Questa è una parte minimale della gastronomia, sarà il 10%, è giusto che ci sia, l'abbiamo sempre ritenuto, ma la gastronomia non è questo, non è solo questo. Se fosse solo questo sarebbe una sorta di pornografia alimentare, in cui tutti ci beiamo in questa marasma di ricette, non se ne può più. Ecco allora che la visione olistica della gastronomia non è Carlo Petrini, è uno dei padri fondatori della gastronomia moderna. Jean-Antoine Brillant Savarin nel 1825 scriveva che la gastronomia è agricoltura, zootecnia, storia, antropologia, chimica e fisica, e poi aggiungeva la gastronomia e economia. E 1825 Brillant Savarin diceva che la gastronomia è economia politica, di una modernità sconcertante, che è la risposta alle sollecitazioni che dici tu, perché una visione gastronomica come quella che ci è presentata, che è nel luogo comune della gente, guardate bene. E così siamo un'associazione gastronomica. E quindi parte tutta una serie di visioni che nulla hanno a che fare con questa realtà. Ecco, questa premessa per dire non solo che è stata anche elemento fondativo della nostra università, della nostra piccola università, quindi dell'università al mondo di scienze gastronomiche, in cui ci troviamo sempre nella situazione di dover spiegare ai genitori, agli amici, agli
degli allievi, ah, ma che fai a Pollenzo, vai per mangiare, bene, loro studenti studiano biologia, studiano economia, studiano antropologia, e questi pensano che vengono lì a spaventare, a fare. Ecco, non è solo per questa esigenza, ma è per spiegare anche il percorso del movimento che ci ha portato in questi 20 più anni a fare un lungo tragitto, a realizzare oltre all'università Terra Madre, e dopo Terra Madre oggi a confrontarci in maniera diversa, perché bisogna avere rispetto delle culture locali, in 173 paesi del mondo. Allora, specificato questo, vediamo al dunque perché la resilienza alimentare è importante e è focale in questo periodo storico. È focale e importante perché questo sistema alimentare nel quale noi viviamo è un sistema criminale. È un sistema criminale. Perché sta realizzando degli sconquassi epocali e in parte li ha già realizzati, dinanzi ai quali o avremo tutti la capacità di uscire da questa situazione altrimenti malatempo. Uno sconquasso che si manifesta sia dal punto di vista ambientale, dal punto di vista culturale, dal punto di vista sociale, e che ci mette davanti a una situazione di sgomento. Questo sistema alimentare, per esempio, sta distruggendo la fertilità dei suoli, non in Italia, nel mondo. Negli ultimi 20 anni sono stati messi più prodotti chimici sulla terra che nei 100 anni precedenti, da quando è nato l'utilizzo della chimica in agricoltura. E se qualcuno di voi ha l'opportunità di parlare con qualche anziano contadino, in qualsiasi parte, non dire come era la fertilità 60 anni fa, la risposta è sempre la stessa, i terreni erano più belli. Stanno diventando delle scuole di scarpa che non producono più, e ovviamente in questa dimensione di droga bisogna sempre mettergliene di più e la situazione peggiora. Dal punto di vista dell'acqua, l'insostenibilità è sotto i nostri occhi. Chiunque pensi che nei prossimi anni le guerre si realizzeranno per il petrolio, sì, certo, ma la principale causa dei conflitti nel mondo negli anni a venire sarà l'acqua. E già oggi non si capisce il conflitto israele-palestinese se non si capisce la questione dell'acqua del fiume Giordano. E il giorno in cui la Turchia chiuderà con dighe i grandi fiumi della Mesopotamia, reagirà con guerre a Siria e gli altri paesi. Il 75% dell'acqua è utilizzato per l'acqua. Io rispetto sempre la sensibilità educativa delle nostre insegnanti quando dicono ai bambini: quando ti lavi i denti chiudi il rubinetto. Se chiudiamo tutti i rubinetti, ma se poi dopo per irrigare i campi abbiamo dello sperpero di acqua senza senso. In Africa il 40% dell'acqua utilizzata per l'irrigazione, e sto parlando di un paese dove manca, quel 40% non tocca neanche il suolo perché evapora prima. Evapora prima per il caldo. Ecco, 75%, di questo 75% lo spreco è immenso. Terzo elemento, abbiamo perso la biodiversità vegetale e animale. Dall'inizio del secolo appena terminato, 1912, sono 110 anni, noi abbiamo perso l'umanità, il pianeta, il 70% della biodiversità. Ma sapete cosa significa? Quella cosa, a tutti i resilienti, lì abbiamo perso, lì si sta finito, lì non si discute più. 70% specie genetiche di
frutta, di verdura, di animali, tutte in virtù di un certo concetto che poi però per spiegarci le cause, che è quello iperproduttivistico, perché bisogna produrre di più, perché le quindi devono vincere le razze forti. E se tu hai una razza debole, è giusto che voglio per far entrare la razza più forte. Vede, non la storia della Luca Geronese qui in questa penisola straordinaria. Per secoli ha pasturato in montagna perché aveva delle caratteristiche fisiche che gli consentiva quello. La Codorica, ma abbiamo della Geronese, che siamo qui al primo di Sciocco. Perché già qui, nella più grande capitale europea, e quindi del mondo, nel mio. Studiano economia, studiano antropologia e questi pensano che vengono a dire spalettare, ecco, non è solo per questa esigenza, ma è per spiegare anche il percorso del movimento che ci ha portato in questi 20 più anni a fare un lungo tragitto a realizzare oltre all'università Terra Madre, e dopo Terra Madre oggi a confrontarci in maniera diversa, perché bisogna avere rispetto delle culture locali, in 173 paesi del mondo. Allora, specificato questo, vediamo al dunque perché la resilienza alimentare è importante e è focale in questo periodo storico. È focale, importante, perché questo sistema alimentare nel quale noi viviamo è un sistema criminale, perché sta realizzando degli sconquassi epocali e in parte li ha già realizzati, dinanzi ai quali o avremo tutti la capacità di uscire da questa situazione, altrimenti malatempo. Uno sconquasso che si manifesta sia dal punto di vista ambientale, dal punto di vista culturale, dal punto di vista sociale, e che ci mette davanti a una situazione di sgomento. Questo sistema alimentare, per esempio, sta distruggendo la fertilità dei suoli, non in Italia, nel mondo. Negli ultimi 20 anni sono stati messi più prodotti chimici sulla terra che nei 100 anni precedenti, da quando è nato l'utilizzo della chimica in agricoltura. E se qualcuno di voi ha l'opportunità di parlare con qualche anziano contadino, in qualsiasi parte del mondo, dire come era la fertilità 60 anni fa, la risposta è sempre la stessa, i terreni erano più belli. Ci stanno diventando delle scuole di scarpa che non producono più, e ovviamente in questa dimensione di droga bisogna sempre mettergliene di più e la situazione peggiora, Dal punto di vista dell'acqua, l'insostenibilità è messa per i nostri occhi. Chiunque pensi che nei prossimi anni le guerre si realizzeranno per il petrolio, sì, certo, ma la principale causa dei conflitti nel mondo negli anni a venire sarà l'acqua. E già oggi non si capisce il conflitto israele-palestinese se non si capisce la questione dell'acqua del fiume Giordano. E il giorno in cui la Turchia chiuderà col dighe i grandi fiumi della Mesopotamia, reagirà con guerre Siria e altri paesi. Il 75% dell'acqua è utilizzato per l'acqua. Io rispetto sempre la sensibilità educativa delle nostre insegnanti quando dicono ai bambini: quando ti lavi i denti chiudi il rubinetto. Se chiudiamo tutti i rubinetti, ma se poi dopo per irrigare i campi abbiamo dello sperpero di acqua senza senso. In Africa
il 40% dell'acqua utilizzata per l'irrigazione, e sto parlando di un paese dove manca, quel 40% non tocca neanche il suolo, perché evapora prima. Evapora prima per il caldo. Ecco, 75% di questo 75%, lo spreco è immenso. Terzo elemento, abbiamo perso la biodiversità vegetale e animale. Dall'inizio del secolo appena terminato, 1900 ad oggi, sono 110 anni, noi abbiamo perso l'umanità, il pianeta, il 70% della biodiversità. Ma sapete cosa significa? Guarda cosa, altro che resilienza, perché abbiamo perso, è finito, non si discute più. 70% specie genetiche di frutta, di verdura, di razza animale, tutte in virtù di un certo concetto che poi arriverò nel spiegarci le cause, che è quello iperproduttivistico, perché bisogna produrre di più, perché le quindi devono vincere le razze forti. E se tu hai una razza debole, è giusto che voglio per far entrare la razza più forte. Vede, non la storia della Luca Gerolese qui in questa penisola straordinaria. Per secoli ha pasturato in montagna perché aveva delle caratteristiche fisiche che gli consentiva quello. La Fodorica, ma parliamo della Gerolese, che siamo qui al filo di schiocco. Perché già qui, nella più grande capitale europea e quindi del mondo, nel mito di droga, bisogna sempre mettergliene di più e la situazione peggiora. E la situazione peggiora. Dal punto di vista dell'acqua, l'insostenibilità è sotto i nostri occhi. Chiunque pensi che nei prossimi anni le guerre si realizzeranno per il petrolio, sì, certo, ma la principale causa dei conflitti nel mondo negli anni a venire sarà l'acqua. E già oggi non si capisce il conflitto israele-palestinese se non si capisce la questione dell'acqua del fiume Giordano. E il giorno in cui la Turchia chiuderà col dighe i grandi fiumi della Mesopotamia, reagirà con guerre in Siria e in altri paesi. Il 75% dell'acqua è utilizzato per la guerra. Io rispetto sempre la sensibilità educativa delle nostre insegnanti quando dicono ai bambini: quando ti lavi i denti chiudi il rubinetto. Sì, chiudiamo tutti i rubinetti, ma se poi dopo per irrigare i campi abbiamo dello sperpero di acqua senza senso. In Africa il 40% dell'acqua utilizzata per l'irrigazione, e sto parlando di un paese dove manca, quel 40% non tocca neanche il suolo perché evapora prima. Evapora prima per il caldo. Ecco, 75% di questo 75%, lo spreco è immenso. Terzo elemento, abbiamo perso la biodiversità vegetale e animale. Del secolo appena terminato, 1900 ad oggi, sono 110 anni, noi abbiamo perso l'umanità, il pianeta, il 70% della biodiversità. Ma sapete cosa significa? Guarda cosa, altro che resilienza, perché abbiamo perso, è finito, non si discute più. 70% specie genetiche di frutta, di verdura, di razza animale, tutte in virtù di un certo concetto che poi arriverò nel spiegarci le cause, che è quello iperproduttivistico, perché bisogna produrre di più, perché le quindi devono vincere le razze forti. E se tu hai una razza debole, è giusto che voglio per far entrare la razza più forte. Sapete bene, non la storia della Luca Gerolese qui in questa penisola straordinaria. Per secoli ha pasturato in montagna perché aveva delle caratteristiche fisiche che gli consentiva quello. La Fodorica, ma parliamo della Gerolese, che siamo qui al filo di schiocco. Perché già qui, nella più grande capitale europea,
e quindi del mondo nel mio. Vado a prima per il caso. Ecco, 75%, e questo 75% lo spreco è immenso. Terzo elemento, abbiamo perso la biodiversità vegetale e animale. Dall'inizio del secolo appena terminato, 1900 ad oggi, sono 110 anni, noi abbiamo perso l'umanità, il pianeta, il 70% della biodiversità. Ma sapete cosa significa? Guarda, guarda cosa, a tutti i resilienti, che te abbiamo perso, che non si sta finito, non si discute più. 70% specie genetiche di frutta, di verdura, di razza animale, tutte in virtù di un certo concetto che poi arriverò nel spiegarci di causa, che è quello iperproduttivistico, perché bisogna produrre di più, perché le quindi devono vincere le razze forti. E se tu hai una razza debole, è giusto che voglio per far entrare la razza più forte. Sapete bene, non la storia della Lucca Gerolese qui in questa penisola straordinaria. Per secoli ha pasturato in montagna perché aveva delle caratteristiche fisiche che gli consentiva quello. La Fodorica, ma parliamo della Gerolese, che siamo qui al primo di giorno. Perché già qui, nella più grande capitale europea, e quindi del mondo, nel mio, di verdura, di razza animale, tutte in virtù di un certo concetto che poi arriverò nel spiegarci di causa, che è quello iperproduttivistico, perché bisogna produrre di più, perché le quindi devono vincere le razze forti. E se tu hai una razza debole, è giusto che voglio per far entrare la razza più forte. Sapete bene, non la storia della Lucca Gerolese qui in questa penisola straordinaria. Per secoli ha pasturato in montagna perché aveva delle caratteristiche fisiche che gli consentiva quello. La Fodorica, ma parliamo della Gerolese, che siamo qui al primo di giorno. Perché già qui, nella più grande capitale europea, e quindi del mondo, nel mio, la Lucca Gerolese qui in questa penisola straordinaria. Per secoli ha pasturato in montagna perché aveva delle caratteristiche fisiche che gli consentiva quello. La Fodorica, ma parliamo della Gerolese, che siamo qui al primo di giorno. Perché già qui, nella più grande capitale europea, e quindi del mondo, nel mio, che gli consentiva quello. Storica, ma parliamo della Gerolese, che siamo qui al primo di giorno. Perché già qui, nella più grande capitale europea, e quindi del mondo, nel mio, perché già qui, nella più grande capitale europea, e quindi del mondo, nel mio, europea, e quindi del mondo, nel mio, e quindi del mondo, nel mio, mondo, nel mio,